scattato il numero 2 Michele Delpin, vedete la grinta di Delpin, nulla da fare col 13 del Monaco che è Benedict Hoff, mentre il numero 6 Nicolas Charles, il numero 5 Andreas Zimmermann, il numero 2 Anton Mayer e il numero 1 Jan Zabel. Zabel, difficile pronuncia un po' i cognomi. Chiedo scusa in anticipo, cercherò di fare del mio meglio per fare questa specie di telecronaca. Attenzione, numero 5, smarcatissimo, Zimmermann va all'1-0. Difesa del San Giorgio, in palla, attenzione, già sotto di un gol. Diceva i tedeschi non hanno pietà, 3 partite su 3. Sembra aggressivi. Riceve Spirkin, perde la palla il numero 2 che riconosce della strappa di mano, vediamo se il numero 17 Bonetto riesce a frenare il contropiede, arriva dalle retrovie di Pascoli e niente da fare, il numero 6, sempre numero 6, Nicola Schaus in questo caso realizza per il Monaco 2-0. Attenzione, fermo il cronometro. Bravo Nicolas! Che è il contropiedista! Lo chiamavano! Gioco! 2-0 per i tedeschi! Giorgio in difficoltà e di nuovo la... avete visto la differenza fisica dei tedeschi, non fa altro che andare, non altro che andare a segno ancora con un gol. 3-0. Chi sei il più piccolo in questa squadra? È appena a 2 minuti e mezzo dall'inizio e il San Giorgio è ancora, deve ancora interpretare questa partita. Nel frattempo ha fatto l'ingresso in campo Piccini, capitano. Piccini per... Attenzione per il tiro che è fuori, quindi rimessa dal fondo per i tedeschi. Attenzione, scattano subito in contropiede, il San Giorgio non rientra, solamente 2 uomini in difesa. Per fortuna il tedesco sbaglia il passaggio sul numero 2 Anton Mayer, in questo caso chiamano fuori i giocatori del San Giorgio, ma l'arbitro dice di continuare. Attenzione, sulla sinistra l'incursione del numero 5 Zimmermann, che questa volta invece sbaglia. La palla però è di nuovo in mano ai tedeschi, che fanno, presidiano tutta la metà campo San Giorgina. Zimmermann di nuovo sulla fascia, serve al centro il numero 13, Ott. Shot clock scaduto per i tedeschi, questa volta c'è la possibilità per il San Giorgio di effettuare il contropiede, vediamo se Delpini riceve palla sull'angolo, riesce a mantenerlo in campo, scala subito, ma la perde. Vedere i palli, però, dai,
formazione. La difesa ben schierata del Monaco di Baviera non lascia tanta iniziativa ai Sorgini, che vedete hanno difficoltà proprio a trovare l'iniziativa in attacco. Attenzione, sta per perdere la palla, ma non approfittano i giocatori che stavano rientrando del San Giorgio. Capovolgimento di fronte con il numero 1, Zabo, tiro angolato, fuori. Questa volta San Giorgio riesce a recuperare. Attenzione, il numero 13, Ott. Belpin in attacco, qualcuno riesce a farsi sentire per ricevere il passaggio. Piccini per... sposta la palla sul lato sicuro per Bonetto per il fratello Davide. Bonetto riceve di nuovo Piccini al centro, attenzione, nessuno riesce a smarcarsi, però Piccini può tirare, c'era un varco, ha fatto bene a approfittare, aveva il tiro centralissimo, però la difesa tedesca para senza difficoltà. 3-0 sempre per il Monaco. E sono veloci nel... e infatti insaccano il quarto gol. A 6 minuti e 25 segna il numero... per il Monaco, segnato sempre il numero 13, Ott, avete del 4-0. Miki, ti ha detto che c'era il piccolo così. Che ti pare, lo sa anche lui, che ti posso dire. Giuppa, dai. Guarda. Per Delpin, mangiano quasi all'uomo i tedeschi, sulle punte, attenzione, riceve qui, non trattiene la palla. Palla forse fuori, l'arbitro non fischia. Fuori! Dietro, Alice, gliel'ho già detto, ma non... Veloce! E il secondo gol, fuori così. Con quella presa, l'ho rilanciata, gol. Dai! Mica tanto io a cambiare, con chi gioca? Oh, il filo! Thank you.
Maio. Bravi i tedeschi. Un po'